Messaggio settimanale ricevuto nel Centro Mariano di Figueira, Minas Gerais, Brasile, trasmesso il venerdì 6 ottobre 2023 da San Giuseppe alla Veggente Sorella Lucia de Jesus. Ricevi, figlio, nel tuo cuore la pace che viene dal regno di Dio, affinché il tuo spirito si rafforzi e il tuo cuore si espanda affinché la tua coscienza maturi e il tuo essere esprima il proposito divino per la tua piccola vita. Lascia che impulsi della misericordia che scendono dal cielo permeano le tue cellule, i tuoi atomi, il tuo corpo, affinché la trasfigurazione sia realtà nella tua coscienza. Permette ad un amore superiore di risvegliare in te il vero significato dell'amare, affinché misuri gli eventi non più secondo la tua piccola comprensione, ma secondo la grazia della divina misericordia. Solo così sarai capace di vivere il perdono, l'amore incondizionato e la carità cristica di fronte alle anime più smarrite e a cuori più sommersi dalla tenebre. Permetti che la preghiera misericordiosa sia per te un ponte col cuore di Dio e così, con la tua coscienza immersa nel Creatore, potrai non solo sentire il suo amore, ma conoscerlo. Per sapere da dove viene la sapienza divina, da quale principio nasce il discernimento di Dio, cosa lo muove, come opera la sua natura spirituale. Per conoscere Dio e la sua natura divina, figlio, per tuffarsi nella sua scienza e vivere secondo l'azione dei suoi raggi, il primo passo è aprire il cuore, e il secondo, pregare con cuore aperto. Entrare in una profondità dialogante col Creatore, lasciando che il verbo e il silenzio siano presenti affinché sappi parlare, ma sappi anche ascoltare. Questa è la scienza della contemplazione, quando l'essere incrocia il ponte che unisce Dio attraverso la preghiera e immerge il suo spirito nel Creatore. Così che, attraversando i gradi del dialogo, penetra i misteri dell'unità e conosce Dio. Questo, figlio, è il cammino attraverso il quale i sacri cuori stanno guidando l'umanità, e viverlo non è sinonimo di perfezione o assenza di miseria e conflitti. Conoscere Dio è permettere che, al di là delle miserie, delle imperfezioni o dei conflitti propri della vita materiale, la coscienza abbia la sua priorità nella vita superiore, nell'unità col Creatore, nel sforzo permanente di vivere secondo la sua natura divina, secondo ciò che egli è. È così che, passo dopo passo, lentamente, i cuori varcano le soglie ed entrano in nuove leggi dove l'unità col divino può essere una realtà più palpabile e profonda, dove la condizione umana si trasforma e riveli la condizione divina, dove emerge la somiglianza con Dio e viene alla luce la vera vita, manifestazione del pensiero divino. E allora, figlio, solo qui che capirà il proposito di Dio e il suo pensiero troverà significato nel tuo piccolo pensiero e il suo amore troverà espansione nel tuo piccolo amore. Cammina verso questo proposito, confidando nella guida dei sacri cuori, pregando con cuore aperto e ascoltando con amore
ciascuno delle parole delle nostre parole. Hai la mia benedizione per questo, tuo padre e amico San Giuseppe Castissimo.